Auguri ragazzi, auguri, auguri a voi e a tutti i vostri cari più cari affinché questo nuovo anno possa portarvi veramente tanta felicità. Un saluto a tutti da Michele, benvenuti e bentornati sul mio canale. Gli auguri almeno per quelli che si sono iscritti ai miei tre gruppi su Facebook, come sapete ve li avevo già fatti, ma per quelli che non mi conoscono e mi vedono per la prima volta o non sono iscritti a nessuno dei miei tre gruppi su Facebook, ragazzi, cosa aspettate? Ve li faccio appunto qui, con tutto il mio cuore. Ragazzi, come potete vedere, questo è il primo numero. Stavo cercando di giustificare queste immagini che si muovono tutte. Ovviamente è molto grande, guardate la mia mano, è molto grande, per cui se lo metto così appoggiato si vede, ma si vede un po' meno. Comunque, questo è il primo numero, prima uscita dei personaggi della Marvel Collection Movie, dove nel primo numero troviamo Iron Man. Adesso io vi dico subito che io ne ho acquistati tre, perché per chi mi segue sa perfettamente che sto costruendo tre Iron Man. Se Michele non è matto, non lo vogliamo. Allora, andiamo subito a vedere nel dettaglio un po' tutto. Oplala. Così cerchiamo anche di dire tutto quello che possiamo dirvi, che vi posso dire come informazioni in merito a quello che io penso di questi personaggi, che è del tutto soggettivo, ognuno fa quello che vuole con i propri soldi, ci mancherebbe. Quindi quello che io andrò a dirvi, oltre chiaramente a fare un calcolo preciso, visto che la matematica meno male è una scienza esatta ed è meravigliosa, ha un calcolo preciso di quello che vi costerà ogni personaggio, che ricordatevi quello che vi dico, contrariamente ai 15,99 di ogni personaggio, ricordatevelo, scrivetelo su un pezzo di carta, vi costerà ogni personaggio 16,84 euro, ma andiamo poi a spiegarvelo bene nel dettaglio. Allora, questa è una collezione dove ci sono dei personaggi in scala 1 a 16. C'è scritto riproduzione fedele al personaggio e dipinti a mano. Allora, che siano dipinti a mano, io ho potuto dare un'occhiata già guardandoli così, sicuramente lo sono, ragazzi, ma che se sono, ma per il fatto che siano, come dicono loro, riprodotti fedelmente al personaggio, beh, oh ragazzi, i soldi li spendiamo noi, gli occhi li abbiamo, è tutt'altro che vero. Ma andiamo avanti. Prima parleremo del prezzo. Ascoltate bene, per chi non ha questo prenda carta e penna. La collezione si compone di 80 uscite totali. La prima uscita viene 2,99 euro, anziché 9,99. La seconda uscita a 7,99, anziché 15,99. Ok? Quindi fate 80 uscite meno queste due, che diventano 78. Restano infatti 78 uscite a 15,99. Ma attenzione, di queste 78 uscite che vi dicono che costano 15,99, ad eccezione di 8 contenenti personaggi speciali, che avranno un prezzo di 24,99, e di un'uscita a 32,99. Quindi, attenzione. Wow! Mi è caduto tutto. Un attimo. Ok. Spostiamo un po' così, ce la posso fare, ok. Allora, ragazzi, ricordatevi, 80 uscite meno le prime due fa 72. 78. Quindi di queste però 78, come vi ho appena detto, 8 costano di più e una costa addirittura quasi 33 euro, quindi leviamone ancora 9, ok, e diventano quindi 69. Va bene ragazzi, per fare un rapido calcolo,
8 che costeranno, lo so, vi sto dando un po' di numeri, però ecco, è molto semplice per me che ce l'ho davanti, per chi non ha davanti il fascicolo non è così altrettanto semplice. Vi dico solo che 69 uscite di queste 80 avranno un prezzo di 15,99, mentre sempre di queste 80, 8 costeranno 24,99 e un'uscita 32,99. Cosa vuol dire? Se noi facciamo 15,99 per 69 uscite, fa 1.103,31 euro, perché è giusto, ragazzi, che voi sappiate anche quello che andate incontro, ok, quando fate queste collezioni. Poi facciamo un'uscita 2,99 la prima, la seconda 7,99, per un totale di 10,98 euro. Poi abbiamo, vi ricordate, 8 uscite speciali da 24,99 euro, che per 8 fa 199,92 euro. E poi ne abbiamo una, che probabilmente sarà l'ultima, da 32,99 euro. Se facciamo un calcolo totale ci dà, ascoltate bene, 1.347,20 euro per tutte queste 80 figure. Vale la pena farle? Non vale la pena farle? Dipende da voi. E adesso arriviamo alla matematica ancora più, non più precisa, la matematica è precisa. Ma arriviamo anche nell'ultimo dettaglio. Vi ricordate che all'inizio vi ho detto non costeranno 15,99, ma le pagherete di più. E infatti, se poi alla fine prendiamo questo totale, questa totale spesa da 1.347,20 e la dividiamo per 80, perché questo poi alla fine, ragazzi, bisogna fare, il prezzo è 16,84 centesimi per ogni personaggio. Quindi ecco, vi dovete chiedere se vale la pena di spendere 16,84 centesimi per questo personaggio, per questo e per gli altri. Adesso vi dico, io ne ho acquistati tre perché ne metterò uno e costano solo 2,99, ma non spenderei più soldi per questi personaggi, perché adesso ve li faccio vedere. Vi faccio vedere, se riesco, il dettaglio così dettagliato di come ci dicono appunto loro. Abbiamo un bel cartoncino più questo, il certificato di autenticità, ragazzi. Allora, qui abbiamo De Agostini Marvel Eglemos Collection, guardate qua, che curiosità. Vabbè, allora, qua abbiamo un pezzo di scotch. Un attimo. Allora, ragazzi, guardate, al di là della barba, stiamo parlando di 16,84 euro alla fine della collezione. Ripeto, se prendete solo questo va bene, ragazzi, però non dovevano neanche dircelo che era dipinto a mano, perché si vede, guardate qua, sbavature da tutte le parti. Il viso ha un rosa soltanto che va anche sui capelli. Guardate. Qui manca completamente la vernice. Qui guardate in che stato è stato verniciato. Sembra una battle damage, com'è che si chiama? Andiamo a guardarlo dietro. Qui manca la vernice. Qui lasciamo perdere perché è verniciato veramente male. Guardate qui, questi dovrebbero essere dei dettagli, ma se non l'avessero fatti sarebbe stato meglio. Qua abbiamo tutte le sbavature, ma non c'è un punto verniciato bene. Dietro non parliamone proprio, abbiamo i capelli che hanno colato addirittura sul collo
Vedete? Insomma, ragazzi, vi devo dire la verità, eh. Io non la farò, ma di sicuro non la farò. Poi, hanno detto che sono, scusate un attimo, speciale resina metallica. Bah, resina metallica non so cosa possa significare, però, sinceramente, sono verniciati davvero male, ragazzi, ma davvero male. Guardate anche qua. Guardate qui dove c'è questo triangolo e guardate qui. Qui abbiamo del rosso, qui abbiamo tutto attaccato, hanno verniciato tutto. E non parliamo del casco. Mamma mia, ragazzi. È fatto male. Poi Iron Man ci piace, per carità, ma è fatto davvero male. Adesso andiamo a toglierci due curiosità. Il peso. Pesa 104 grammi. Che per i nostri amici americani e inglesi è questo. Andiamo a vedere l'altezza. A me piace dare tutte queste informazioni. L'altezza eccola qui, 136, quindi 13 mm, chiedo scusa, 13,6 cm, che per i nostri amici americani e inglesi, questa è la misura. Ok, cosa posso dirvi ancora? Prima di farvi vedere il fascicolo al suo interno. Qui ho detto tutto, scusatemi ragazzi, non è un modo di denigrare la De Agostini, perché la De Agostini mi sta servendo sia con i tre Iron Man che sto facendo, come sapete, e sia con la Citroen Gran... sì, stavo confondendo la Ford Gran Torino con la Citroen, e sia la Citroen Charleston 2 cavalli che sto costruendo, e se ci fossero stati mai o che ci siano mai stati dei problemi, me li hanno comunque sempre risolti. Allora, che italiano ho usato qui, ragazzi? Vabbè, dai, il primo dell'anno, non ho bevuto tanto ieri. Allora, andavo a guardare così, ovviamente questo è questo, andavo a guardare gli altri personaggi. Thor, secondo me, ci assomiglia un po' di più. Loki anche, questo no, questo è verniciato veramente male, si vede già in foto, figuriamoci dal vivo, ragazzi. Allora, qui ci dice anche che i personaggi sono riprodotti fedelmente e conservano una proporzione perfetta tra di loro. Quindi, molto chiaro, se uno è alto 1,80 m e 1 e 1,50 non li fanno alti uguali, ma li fanno giustamente in scala in virtù di quella che è la loro altezza. Allora, andiamo a vedere. Eccoci qua, ragazzi. Vediamo adesso di riuscire a darvi qualche informazione in più in merito a questa collezione. Se ti abboni online, oltre a quello che già abbiamo detto prima, si riceverà gratis il personaggio di Rocket. Se poi volete aggiungere al vostro abbonamento online il premium, a partire dal quarto numero però, vi costerà 1,50 € in più. Quindi, se la collezione è di 80 numeri, a partire dal quarto numero, quindi già il quarto lo pagate 1,50 € in più, vuol dire che 77 volte spenderete 1,50 € in più. Ok? Quindi
Spenderete in più, oltre alla spesa totale che vi avevo detto all'inizio di 1000 e ascoltatemi, eccolo qua, scusatemi, di 1347,20 spenderete 137,50 euro in più, se non sbaglio, comunque 1,50 per 77 volte. E in più, con l'offerta di Agostini, ricevi 5 fantastiche armature di Iron Man, che vi danno, come vi ho appena detto, mettendo 1,50 euro in più. Alla fine, queste armature le pagherete oltre 22, 4, 8, 12, oltre, ascoltate un attimo, aspettate, le pagherete 23,50 euro circa l'una. E quindi, ragazzi, non è una cosa da poco. Spero di non avervi dato problemi con tutti questi numeri che vi ho dato, ma era giusto farlo, non per dirvi a voi ragazzi non la fate. Ragazzi, ognuno con i suoi soldi fa quello che vuole, ma più semplicemente perché dovete sapere alla fine cosa vi costa e non quando arrivate a metà collezione rendervene conto. I soldi dovete saperli prima, quali sono, qual è il numero preciso che dovete spendere. Poi, sempre, se ti abboni, avrai l'espositore per i personaggi, i raccoglitori per i fascicoli, il metal box, due poster dei film e le spese, chiaramente, di spedizione assolutamente gratuite. Questo è un altro, stavo leggendo, sì, questo è Hulk chiaramente, ma stavo leggendo che cosa, se ordini subito con il primo invio, Capitan America Avengers 1 più fascicola solo 7,90. Ah, ok, se ordinate i due numeri che non avete già preso, anzi, se avete anche preso Iron Man questo, e ordinate, vi arriva Capitan America e Hulk praticamente gratis, Hulk non lo pagate. Allora, questa è Guida all'opera. Oh, abbiamo un bel poster dentro. Andiamo a vedere se riusciamo. Un attimo che lo apro. Oh, guardate un po', questo è carino, per 2,99 euro ve lo consiglio, ecco qui. Io vi faccio vedere tutto, ragazzi, un attimo solo, non è facile perché è un poster molto grande. E qui abbiamo la nostra rivista, il dietro le quinte, interviste con gli attori. Se avete piacere, vi do la possibilità di leggere anche i contenuti, oltre che di vedere le immagini.
che bella, guardate. Questo è sicuramente anche un ottimo articolo. Abbiamo quasi finito. E siamo arrivati alla fine. Ragazzi, io per carità mi permetto di fare questa ultima parte di filmato perché è anche molto interessante leggerne i contenuti dei fascicoli, non soltanto il personaggio che vi danno. Poi è ovvio che chi non è interessato purtroppo manderà avanti tutto il video. Ecco qua, perfetto, eccoci qua ragazzi, a questo punto abbiamo finito, lo so anche questo video è durato un po' di più, però come potete vedere io non mi limito soltanto a farvi vedere in maniera sommaria il personaggio, io voglio che abbiate le più possibili informazioni per decidere poi se acquistare questa collezione o meno. Però una cosa la vorrei dire alle Legostini, che ovviamente neanche mi guarderà, ci mancherebbe, però ci tengo a dirlo anche a voi, non è che ci vengono regalate queste cose, e ci mancherebbe, le persone bisogna pagarle, non è che si lavora gratis, però ragazzi dai, cara De Agostini, con tutto il rispetto, ma non puoi fare dei personaggi del genere dicendo sono dipinti a mano e manca la vernice dappertutto e il viso tutto sembra a parte la barba fuorché quello di Tony Stark. Tra l'altro un attimo solo, questo braccio si muove, ecco guarda. Guardate ragazzi, ve lo devo fare vedere, cioè per carità lo posso incollare, ma guardate, non voglio dire niente, non voglio dire niente. Io penso che alla fine, per chi decide anche di fare il premium, gli viene a pagare oltre 18 euro l'uno, e assolutamente ragazzi, cioè fate quello che volete. Comunque io non lo farò di certo, il primo numero mi sta bene, ma gli altri andiamo a vedere, perché lo possiamo mettere poi così, forse, vediamo, per esporlo, questo lo mettiamo in questa maniera, sto facendo una prova, ma che prova sto facendo? Era così in copertina, non ci fate caso, cancellate tutto l'ultimo pezzo. Va bene ragazzi, allora Michele vi rinnova gli auguri di un sereno anno nuovo, mi raccomando, se avete piacere non dimenticatevi di iscrivervi al mio canale e di attivare la campanella così da rimanere sempre aggiornati su ogni mio nuovo video e non mancate al prossimo appuntamento che seguirà, che è il montaggio del numero 12 delle 15 previste della
meravigliosa base da 52 cm di diametro di Iron Man in scala 1 a 3. Va bene ragazzi, Michele vi saluta, vi abbraccia a tutti, grazie del vostro tempo, grazie di tutto ragazzi, di tutto, grazie delle iscrizioni, delle visualizzazioni, io non so come dirvelo, ma ve lo devo dire, ci tengo a dirlo ad ogni video, perché chi se lo immaginava che sarei arrivato a 730 iscritti? Va bene ragazzi, ciao a tutti, al prossimo video di Michele.